Zack e te. Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capito un basso, non facciamo per voi. Ma è un anno molto importante. Bellissimo. Sono successe tante belle cose. Sì. Una in particolare in realtà è molto bella. Ed è il fatto che è il 60° compleanno del Fender Jazz. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri Fender Jazz Bass. Tanti auguri a te. E Fender ha deciso di festeggiare questo anniversario in modo... come quello che piace a noi, epocale, diciamo. Esatto, in modo epocale. Ha detto: boh, quest'anno ci ricorderemo per sempre, raga. C'ho un'idea grandissima. A parte questo, magari facciamo anche uno strumento, diciamo, nella sua intenzione limitata, bellino, con tutte le sue robe, che? È venuto fuori questo. Questo è il Fender Jazz Bass 16th anniversary. Sì, 16th. Sì. Anniversary Jazz Bass, basta, buona. Questo è Limited Edition, molto limitata, che vuol dire che a meno che questo non ci resti sul groppone per lungo tempo, cosa che vedo improbabile perché ne avevamo due, uno l'abbiamo già venduto nel frattempo. Esatto. Dopo di questo basta, e più. Quindi se arrivate l'anno prossimo a dire: ah, ma ce l'avete un Fender 16th Anniversary? No. Ma si può ordinare? No. Puoi contattare il custom shop, esatto, e dire: mi fate uno esattamente come l'anniversary. Costa 4 volte di più. Ma d'altronde è così la vita. Essere sul cogliere pezzo. L'attimo. Sentiamo come suona. Perché facci sentire come suona, Luca. Ci sono un sacco di cosine interessanti qui sopra. Partiamo con tutto aperto, tutti i pick-up. Vai. Io non so dove mettere l'ita. Proviamo qui. Vediamo cosa succede. Sì, ma se metti la destra qui, che anche non la muovi, chi se ne frega, poi la sinistra si muove in maniera indipendente. Se siete bravi, sì, se siete bravi, meno. Allora, è un anniversario. Cosa fa? Riprende praticamente un po' gli strumenti, proprio quelli originari, le forme. Intanto produzione America, americanissimo. E riprende gli strumenti, diciamo, quelli fatti tra il 60 e il 62. Ok. All'incirca, non è filologico preciso, alla vite, però lì vuole da lì vuole partire. Okay. Allora, Corpontano, manico acero, tastiera palissandro, due palle, sempre quello, però se funziona. Il manico in particolare ha una tastiera che ha raggio di 7 pollici e 25. Quindi radius... se mettete 7 pollici, virgola 25, uno a fianco all'altro, viene fuori quella roba lì, che è il radius classico super super vintage. I tasti sono quelli vintage, quindi stretti e altini, bellissimi, davvero sì. A mandolino. E il manico un profilo U, anche quello Vediamo un profilo U. Guarda, l'acero è verniciato in questo caso. Aspetta, che lo tengo così, sta dritto. La finitura è alla nitrocellulosa, che è anche la stessa che ricopre il corpo in questa finitura tipo Arctic Pearl Metallic. Non ricordo. Wow. È un bianco sberluccicante. Bianco mega sberluccicante. Guarda che bello qua. Aspetta, La placchetta sì, è celebrativa. Celebriamo del 60° anniversario. La paletta è matched, le chiavette sono reverse, il capotasto è in osso, le corde sono in nickel, le placche sono in metallo, questo è in tartaruga, questo in plastica. E questo insomma è tutto. Okay. Grazie, arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Sentiamo un pochino com'è che va col pick up al manico. Teniamo aperto il tono, però. Dai, usiamo anche la tag bar, il poggio. Dai, facciamo una cosa da vecchio. Dai, così, che proprio come mi viene proprio bene. Thank you.
continuate a restare qui a fermare le altre corde. Circa. Sono molto belle le placche, molto, ma anche molto belle. Scomodine. Non, potrebbero non tutti amare particolarmente. Diciamo che se siete come Miller, vi mantenete questo per slapparci sopra. Mm-hmm. Facci sentire lo slap come Miller. Vai, sentiamo lo slap come Miller, che è la mia specialità. Più o meno così. Se chiudevo gli occhi mi sembrava di stare davanti a Marcus Miller. Guarda. Uguale. Se mettevi il cappello avrei anche potuto confondermi. Uguale. Facciamo anche il saluto, facciamo la... lui quando fa le foto sembra uguale. Esatto. Ciao Miller che ci segue. Ciao Marcus. Tutti benissimo. Allora parliamo un po' di cosa c'è sotto queste placche. Cosa c'è sotto? Due single coil. Cosa vi aspettavate? Quello. Sono due single coil, sì. I Pure Vintage 62. Mm. Che servono a dare questo timbro un po' più caldo. Un po' più puro. Un po' più puro, un po' più vintage. Un po' più vintage, un po' più 64. 62. I controlli, sì. Vuoi dire tu, boh, ma ne manca uno. No, cosa hanno fatto? Ce n'è uno in più invece. Hanno infatti deciso di utilizzare il controllo, quello, il double stack knob. Quindi aveva un volume intorno del pick up al manico, volume intorno del pick up al ponte. E quello che se giri fa click clack? E quello sì, senti, se fai la ASMR, fai... L'ho rotto. Ecco. E questo qua era il tipo di controlli che si trovavano tra il 60 e il 62. Poi hanno smesso di utilizzare. Adesso invece hanno detto ciao, riutilizziamoli. È molto comodo, consente di regolare. Faccio un esempio. Ad esempio, vai. Sento, che ne so, chiudo un pochino. Faccio sentire prima e dopo. Prima. Tengo tutto chiuso avanti, anzi un pelino, e tengo tutto aperto dietro. Sacco di combinazioni molto 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 fighe. In più potete anche avere un controllo diverso, che ne so, tenete tutto chiuso il ponte, tutto aperto il manico. Passate subito al ponte. Yeah! Contraltare non è magari comodissimo switchare velocemente perché se non rompi balle fa il tricky tracky, quindi se siete in teatri silenziosissimi madonna dove tutti vi trovate sempre, sentite
metti che si fermano tutti, metti in quel che momento, c'è un minuto di silenzio, un minuto di silenzio e tu sei lì trick track. Sì. Io personalmente lo trovo estremamente comodo, molto molto figo. Il ponte che c'è qui sotto è un ponte vintage, fidatevi perché non si vede. È lì sotto. È lì. Non smontiamo tutto quanto? Per la carità di Dio no. No, teniamo così. Voi però potete farlo, sì, se lo acquistate. Costo, how much, quanto costa? Prezzo. Click on the link, clicca sopra il link, non si dirà così, scusate, scusate, non volevo essere razzista, non sapevo se di riuscire a dirlo, ma okay, cliccate sul link, sì, andate sull'e-commerce, sì, e lì ve lo vedete, ve lo potete fino là dobbiamo andare. Che vuoi fare? Ti affitti il monopattino elettrico, cioè potete andare anche in tre, così, e andate dritti fino all'e-commerce. Wow. Oppure venite qui in bus line via Pieve 6 e lo potete provare, lo potete anche acquistare. Fate un pochino in fretta perché una volta finiti questi, questo è l'ultimo, poi basta. Gene più. Gene più. Prova a sentire anche un pochino col plettro. Facci sentire come suona col plettro, Luca. Dove? Qui. Difficile ma non impossibile. Jazz Bass 16th Anniversary, sì, edizione molto limitata per il 60° anniversario, sì, lo potete trovare qui da Bassline, solo qui da noi, solo, beh, e in, sì, altri negozi, in altri negozi, però noi vi diciamo il nostro, gli altri negozi faranno un po' quello che hanno voglia. Saluto gli altri negozi se ci vedono, ciao, teniamo duro in qualche maniera. Ma se qualcuno di voi chiede, volessi uno che sembra essere arrivato direttamente dagli anni 60, lo scoprirete nel prossimo video. Ciao a tutti!